Quindi a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico poncho o stola che io ho deciso di chiamare Rubino. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il bellissimo filato della DMC Lina Natural Line che l'anno scorso ho utilizzato per realizzare un copricostume molto largo. Quest'anno invece appunto ho deciso di fare questo poncho stola. Il colore che ho scelto io è lo 05, che è questo color vinaccia che mi ricorda molto il colore del vino, ma sul mio sito Filati Elsa sono presenti tantissimi altri colori. Abbiamo i colori come il rosa, come il color carbone, mi pare che l'ho chiamato, ma abbiamo anche colori come questo fantastico blu o questo corda, che sono perfetti appunto per creare queste stole da mettere la sera nelle serate fresche di questa estate. Ora, per poterlo realizzare, io ho utilizzato l'uncinetto del 4,5 e 250 grammi di questo filato. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 50 grammi. Per una taglia M o L potete fare la mia stessa larghezza, quindi come poncio, così mettendo le stesse catenelle, ma vi consiglio di farla leggermente più lunga. Per una taglia M rispetto a me fatela almeno 5 cm più lunga, per una taglia L fate 10 cm più lunga. Questo significa che rispetto a me una taglia M e una taglia L invece di 250 grammi devono andare a prendere 300 grammi. La lavorazione è veramente semplicissima, mi riavvicino così la potete vedere. In realtà è un lungo rettangolo ed è un giro che va sempre ripetuto. Qui sembrano diversi, ma in realtà perché la lavorazione è fatta in lunghezza e non in altezza, e poi quando viene indossato e cucito il poncio che la lavorazione sembra fatta in altezza, quindi in realtà tranquilla, è solo un giro che va sempre ripetuto ed è semplicissimo. Un'altra cosa che mi piace tantissimo di questo poncio è che, come è stato cucito, quindi è un lungo rettangolo che poi viene cucito, mi permette di indossarlo così, con questa davanti che sembra una stola e dietro che ha questi sembrano ali di farfalla o ali di pipistrello, ma possiamo indossarlo anche in un'altra maniera, facendo in modo che la cucitura venga qui di lato in questa maniera. Ecco qui, e che quindi scenda da questo lato, quindi come il poncho che abbiamo fatto quest'inverno, appunto il poncho Angel. Quindi, come potete vedere qui adesso, mi scende da questo lato e mi lascia un po' la spalla qui scoperta, che trovo anche questo molto elegante, anche perché ha questa cosa che scende di questa maniera. Mi avvicino così lo potete vedere meglio, guardate, è fantastico. Quindi, detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così come sempre, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o se non mi pare Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra stola poncho io ho deciso di utilizzare il filato della DMC Linea Natural Line. Il colore che utilizzerò è lo 05, infatti io sto lavorando con questo colore, ma siccome è molto scuro, per fare il campione ho deciso invece di optare e lavorare con questo rosapelle, che comunque utilizzerò per fare una creazione più in là. Quindi, diciamo, io sto lavorando appunto questo colore stupendo che è il color vinaccio. Lavorerò con un uncinetto del numero 4,5. Nella lavorazione vera e propria io sono andata a montare 91 catenelle, che sarebbe un multiplo di 14 più 7 catenelle, che servono per avere l'inizio uguale alla fine di ogni giro. Quindi ripeto, per la mia stola originale, questa stola che diventerà un poncho, noi andremo a fare un lungo rettangolo che poi cuciremo un po' per creare il poncho. Io ho montato 91 catenelle lavorando con l'uncinetto del numero 4,5. 91 catenelle corrispondono a una lavorazione di 14 di un multiplo di 14 più 7 catenelle, e ciò mi permetterà di avere una larghezza di circa 50 cm. Quindi, se lavorerete con un uncinetto più piccolo, se lavorerete con un filato diverso, tenete presente che la mia stola comunque è larga 50 cm. Allora, il mio rettangolo. Detto ciò, possiamo andare a far vedere come si realizza il nostro motivo, che in realtà è un giro solo che va sempre ripetuto, e andiamo a lavorare quindi in questa maniera. Andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Scusate, sposto tutto questo e scusate anche per le unghie, purtroppo ho avuto una reazione allergica, quindi per un po' non potrò mettere gli smalti e troverete un po' le mie mani di questa colorazione, ma spero che passerà presto. Quindi 2 catenelle e prendiamo il filo, saltiamo la prima delle catenelle di base, entriamo nella successiva e andiamo a fare una maglia alta. In questa maniera abbiamo 2 maglie alte. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, e andiamo a fare 4 catenelle
saltiamo 3 catenelle di base, entriamo nella quarta e andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle, una, due, saltiamo 2 catenelle di base, nella terza andiamo a fare 4 maglie alte, quindi una, due, tre, scusate, mi devo tirare un po' di filo. Ok. E 4. Saltiamo 3 catenelle, entriamo nella quarta, di nuovo andiamo a fare 4 maglie alte. Una, due, tre e 4. E si ricomincia da capo, quindi 4 catenelle, una, due, 3 e 4. Si saltano 3 catenelle, si entra nella quarta e si fa una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, si saltano 2 catenelle, si vanno a fare nella terza 4 maglie alte. Una, due, tre, 4. Si saltano 3 catenelle, si entra nella quarta e si vanno a fare 4 maglie alte. Una, due, tre, e 4. E quindi si ricomincia da capo, quindi 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Si saltano 3 catenelle, si entra nella quarta e si realizza una maglia bassa. 2 catenelle, si saltano 2 catenelle, si entra nella terza, si vanno a fare 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4. Si saltano 3 catenelle, si entra nella quarta e di nuovo 4 maglie alte. Una, due, tre, 4. E quindi si deve andare a fare questo per tutto il primo giro. Terminiamo andando a fare 4 catenelle. Si saltano 3 catenelle, si entra nella quarta e si va a fare una maglia bassa. 2 catenelle e si saltano 2 catenelle, si va a fare una maglia alta nella terza e una maglia alta nell'ultima catenella. Io ho fatto una catenella in più, ma va bene. Tanto sappiamo sempre che se ci sta una catenella in più, basta sfilare facendo passare, sfilando il filo, senza doversi rimettere a di nuovo rifare tutte le catenelle. Sapete che io apprezzo di più fare questo. Ok, quindi giriamo la lavorazione e andiamo a vedere come si rifà il nostro primo giro. Quindi questo giro poi è quello che andremo sempre a ripetere. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entriamo nella maglia alta successiva e realizziamo una maglia alta. 4 catenelle. Andiamo direttamente nell'archetto di 4 catenelle, quindi quel salto quello da 2, e andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle, entriamo nella prima delle nostre 4 maglie alte, andiamo a fare 4 maglie alte. Una, due, tre e 4. Saltiamo tutte le maglie alte. E andiamo nell'ultima maglia alta del secondo gruppo, quindi salto tutto, vado nell'ultima maglia alta del secondo gruppo e di nuovo a fare 4 maglie alte. Una, due, tre e 4. E si ricomincia da capo, quindi sempre 4 catenelle. Saltiamo le 2 catenelle, entriamo nell'archetto di 4 catenelle e facciamo una maglia bassa. 2 catenelle e di nuovo 4 maglie alte sopra la prima maglia alta. Una, due, tre, 4. Saltiamo tutte le maglie alte, andiamo direttamente nell'ultima del quarto del secondo gruppo e andiamo a fare una maglia alta. Rientriamo altre 3 maglie alte. 2, 3, per
per un totale quindi di 4 maglie alte. 4 catenelle, andiamo nell'archetto di 4 catenelle e realizziamo una maglia bassa. 2 catenelle e di nuovo andiamo dove abbiamo la prima delle nostre maglie alte, realizziamo 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4. Saltiamo tutto, andiamo nell'ultima maglia alta del gruppo di 4 e di nuovo andiamo a fare le nostre 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. E quindi si va a fare questo per tutto il nostro secondo giro. Si termina il secondo giro andando a fare sempre 4 catenelle, entrando nell'archetto di 4 catenelle facendo 2 maglie alte. È una maglia bassa, scusate, 2 catenelle, andiamo a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta nella terza catenella. E si ricomincia da capo, quindi si gira di nuovo 2 maglie alte, 4 catenelle, quindi come potete vedere è un giro che va sempre ripetuto. Io naturalmente adesso sto ancora lavorando alla stola, vi farò sapere alla fine non quante volte ho ripetuto il giro, ma quanto lungo sono andata a fare il mio rettangolo. Diciamo che comunque dovrei arrivare a un 120, forse anche un 130 centimetri, comunque vi farò sapere quanto mi viene lungo il rettangolo. Una volta fatto il rettangolo vi farò vedere poi come andarlo a cucire. Ho terminato il mio lungo rettangolo. Allora, come vi avevo detto all'inizio, il mio rettangolo è largo, quindi da qui a qui circa 50 centimetri, mentre io l'ho fatto lungo circa 143 centimetri. Calcolate sempre che indossato poi la lavorazione cede, soprattutto quando l'andremo a cucire per fare il nostro poncho, la nostra stola poncho. Quindi diciamo che comunque ripetendo il giro io sono arrivata a 143 centimetri. Ora piego su se stesso il rettangolo facendo combaciare i due lati più corti. Non guardate tutto questo filo, mi serve adesso per andare a cucire, in modo appunto da far combaciare i due lati più corti. Adesso io nella parte superiore andrò a cucire dall'esterno verso l'interno, lasciando qui liberi 28 centimetri. Quindi piegato, lascerò da qui a qui 28 centimetri. Mi metto il mio metro, così vado a mettere subito il mio marcapunti. Ecco qui, quindi andrò a cucire da qui a qui, dall'esterno verso l'interno, perché era appunto il mio scollo per far passare la testa. Mi raccomando, per una taglia M io vi consiglio di lasciare invece 30 centimetri, 32 per una taglia L, però io direi mettete sempre il marcatore, provate per vedere se passa bene la testa. In quel caso, se stringe o se è troppo largo, spostate un po' il vostro marcatore. Io l'ho già provata e 28 centimetri vanno più che bene. Quindi adesso, come vi ho detto, cucirò da questa parte fino al marcatore, e una volta fatta la cucitura il mio poncho sarà terminato. Come cucitura farò una semplice cucitura passando da una parte all'altra delle maglie, quindi molto semplice. Passerò con lo stesso filo fino ad arrivare qui, e una volta fatta la cucitura, quindi il nostro poncho sarà terminato.